Avremo dopo Giorgia Meloni, detta Giorgia, Vannacci il generale, detto il generale? Guarda, Vannacci non è Eisenhower né un attivista civile, su questo siamo tutti assolutamente d'accordo. Io concordo sul fatto anche che secondo me non avrebbe dovuto candidarsi, però siccome è lecito esprimere delle opinioni ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione fino a quando non offendi gli altri, e le sue, se sono offese generiche che evidentemente non sono passibili di nessun tipo di reato, quindi è anche giusto e legittimo che uno come Vannacci possa candidarsi. Abbiamo anche Ilaria Salis, ha 4 condanne, è eticamente magari passato in giudicato e viene candidata lo stesso fecero con Toni Negri, ai tempi Enzo Tortora lo era, poi è stato scagionato. Quindi fortunatamente abbiamo una Costituzione italiana che ci consente di avere gli anticorpi necessari per affrontare questo genere di situazioni. Detto questo, io credo che Salvini abbia fatto una mossa di carattere strettamente strategico, non potendo più cavalcare quell'elettorato moderato che è passato tutto dalla parte della Meloni, quindi il cosiddetto elettorato fluttuante di cui parlava Giovanni Sartori tanti anni fa, che si muove e fluttua a seconda delle circostanze, e Salvini può pescare solo, giustamente anche dal suo punto di vista, ovviamente non dal mio, su un elettorato che è un bacino sovranista. Il bacino sovranista rappresenta esattamente quello che è Vannacci. Quello che mi stupisce sono due cose. A, che come militare, io sono figlio di militare, 4 generazioni dell'Accademia di Modena, e non vedo in Vannacci una persona che abbia un senso della gerarchia, perché un militare, un generale soprattutto, che risponde al proprio ministro, non ha interiorizzato la gerarchia, e se uno non interiorizza il senso della gerarchia e la disciplina, difficilmente riuscirà a comunicarlo ai propri elettori. Questa è una cosa. E la seconda cosa è, anche nel caso prendesse 250.000 voti, Iannacci, cioè i numeri dei suoi lettori del primo libro, ha ragione Emiliano, non del secondo, ma a cosa servono se poi tu non hai la maggioranza? Cioè Vannacci non entrerà mai in una maggioranza di conservatori con AfD, con la parte più brutta del partito della Le Pen, perché non è nello spirito dei conservatori europei, e la Meloni l'ha detto chiaramente. Neanche i tedeschi di Alternative für Deutschland dovrebbero esattamente, non questi conservatori europei stanno imbarcando questo, forse perché loro stessi hanno dentro il loro gruppo. Però quello che posso dire una cosa, quello che diceva Barisoni prima, ma è molto corretto anche nei confronti di quello che dice Specchia, non gliene frega niente a Salvini e nemmeno alla Meloni, visto che candida Vittorio Sgarbi, chi mandare lì per trattare transizione ecologica, auto elettrica, patto di stabilità e il futuro dell'Europa. Perché Vannacci di auto elettrica e di patto di stabilità gliene frega solo di gestire la politica interna. Voglio ricordare che anche il cartello manifesto elettorale di Giorgia Meloni è che con Meloni si cambia l'Europa, quindi il progetto è molto ambizioso. Per essere, scusa, una campagna elettorale che diventa sovranista quando fa comodo, quando è necessario, e dove però non si capisce bene quali siano le idee sui singoli temi determinanti per il futuro dell'Europa. Ci sono tutte. Scusami Lili, non è così, perché io ho seguito ieri l'apertura della conferenza programmatica a Pescara, e le idee, soprattutto a partire da quelle energetiche, che partono dal conservatorismo di Burke, di Scruton, di tutta una serie di ambientalisti veri, partono da quelle, e le leggi partono da Procaccini, l'uomo della Meloni in Europa, sta facendo e ha fatto tutta una serie di norme e disposizioni proprio sull'energia verde, sul nucleare di ultima generazione, sul fatto della decarbonizzazione del territorio. Ci sono, e che uno non le legge, onestamente. Posso capire che i colleghi hanno anche... No, soprattutto anche non ne parlano i candidati, Francesco Specchia, cioè salvo qualche slogan, tipo trito e ritrito, è tutta... No, quello che voglio dire è che l'Italia, ancora una volta, è il numero uno in Europa per condurre una campagna elettorale, questo non vale solo per Meloni, Salvini, vale anche per molti altri... tutta in chiave nazionale, come se andassimo a votare per le elezioni politiche. No, Lili, è molto semplicistico, perdonami questo, perché la Meloni ha chiaramente espresso, perché l'abbiamo visto, seguito, abbiamo fatto l'esegesi del testo, quando parla di vittoria degli stati nazionali, cita De Gaulle. De Gaulle non è che era uno pirla che passava lì per caso e diceva voglio fare il federalismo e l'autonomia differenziata. De Gaulle diceva che voleva un'Europa di stati nazionali dove ci fosse stata un'unione di difesa, un'unione di mercato, un'unione finanziaria. De
Gaulle è stato 70 anni fa, cioè insomma è cambiata l'Europa, siamo cambiati noi, è cambiato il mondo. Voglio sentire Barisoni, no, perché citare De Gaulle e Churchill, come adesso va per la maggiore anche a Vanvera molto spesso, secondo me non aiuta nessuno. Barisoni, voglio sentire cosa ne pensi.